Buongiorno a tutti, anziché di pomeriggio vi abbiamo voluto sorprendere in questa fine di giugno con un appuntamento mattutino di Prisma, la nostra trasmissione che ormai è quasi giunta addirittura d'arrivo verso la pausa estiva. Allora, con noi il nostro ospite della giornata, Francesco Ruscelli, grazie per Buongiorno, essere qui. buongiorno a tutti. E ovviamente Enrica Cherici che mi accompagna in questa avventura ormai da qualche settimana. Enrica, hai preparato la scheda questa Ho mattina? studiato perché ho trovato un curriculum lunghissimo, ma Perfetto. difficilissimo tra l'altro. Però, insomma, un ospite che sta bene con le sfaccettature di un prisma. Ok, Ecco, beh. allora raccontacelo un pochino. Allora, una vita racchiusa in due P, politica e pesca. Francesco Ruscelli nasce il 21 settembre del 1974, l'anno di nascita si dice solo per gli ospiti maschili, te lo dico subito. Nel sito si chiama Francesco Ruscelli 3.0, racconta di vivere in campagna tra Arezzo, Firenze e Siena, esattamente a Cavriglia. Ovviamente a Cavriglia conosciamo un altro ospite, un altro personaggio molto famoso, Enzo Brogi. Non so se segui la pagina Facebook, vedo la gente Enzo Brogi, è bellissima e te la consigliamo, Sì, la conosco. perché ci fa divertire anche a noi. Allora, consegue la maturità classica e poi la laurea nel 2006, se non sbaglio, facoltà di giurisprudenza, un tema interessante, la tesi sul reddito minimo Sì, garantito. esatto, molto attuale. Esattamente. Poi, nelle varie occasioni di studio, di ricerca in ambito universitario, ti sei occupato del sistema delle province in Toscana e anche delle ipotesi di riforma. Altro argomento molto Sì, ho fatto interessante. un dottorato di ricerca. Allora, poi hai fatto un periodo da praticante con laboratori in studi legali di Arezzo, sei diventato avvocato. Eserciti tuttora? No, non esercito perché la pratica della mia attuale professione, quella di direttore e Sì. amministratore delegato della FIOPS, non è compatibile Ok, con l'esercizio della immaginavo. professione, quindi Quindi, non la pratico. poi, libero professionista che si occupa anche di consulenze aziendali nel settore delle pubbliche relazioni, della comunicazione politico-sociale e multimediale. Sì. Ok? Del 1 gennaio 2017 sei amministratore delegato e direttore della FIOPS, la Federazione Italiana degli Operatori della Pesca Sportiva, una tua creatura vera e propria. Sì. Versante della politica, hai iniziato con l'essere il presidente dell'Assemblea degli Studenti. Tanto tempo Al fa, liceo ormai. Varchi, tanto Tanto tempo. tempo ora. Dai, ragazzi, noi siamo tutti giovanissimi. Consigliere comunale a Cavriglia, consigliere provinciale eletto con IDS all'inizio degli anni 2000, poi il presidente Ceccarelli ti scelse come assessore alle politiche giovanili. In Era realtà una ero delega? consigliere, un assessore senza portafoglio, diciamo. Va bene, dai, era solo il Sì, preambolo l'assessore dei era successivi. Antonella Mattesini, che allora era Giusto. assessore, però io mi occupavo in particolare delle politiche giovanili. Bella esperienza, tra Poi l'altro. sei stato di nuovo rieletto come consigliere provinciale e in quel caso arrivò l'incarico d'assessore. Era il 2009, la giunta Vasai, viabilità e altre deleghe, tra cui anche le Infrastrutture, politiche giovanili. catene. Le catene, La sì. delega alle Ci catene sarà arriviamo, meravigliosa. ci arriviamo. Nel frattempo hai seguito le evoluzioni, i cambiamenti del centro-sinistra, arrivando fino al Partito Democratico. Hai ricoperto vari ruoli nel comune di Cavriglia, negli organi provinciali del partito, Sì. nell'ultimo anno anche portavoce della corrente orlandiana, giusto? Sì, quella che fu la corrente orlandiana, nel senso che ora stiamo per celebrare un nuovo congresso, poi magari ne parleremo, ma insomma, Assolutamente. nell'arco Insomma, di comunque questo un'anima incontro, un po' critica rispetto alla maggioranza del Partito Democratico. sicuramente un'area più legata ai valori tradizionali della sinistra, credo sì. Insomma, questa è una parte di Francesco Ruscelli, una sintesi di Francesco Ruscelli. Una sintesi mica tanto, qui insomma siamo iniziati subito di slancio. Francesco è un curriculum ovviamente ricco e ovviamente Enrica ha fatto solamente una sintesi, quindi molti aspetti li abbiamo tralasciati, però io partirei da questa prima considerazione che ha voluto sintetizzare appunto Enrica, queste due P, politica e pesca. Ma qual è quella che ti piace di più e che ti soddisfa di più in qualche modo? Ma per la verità ho avuto l'opportunità di conciliarle, perché nel momento in cui sono stato contattato io, come sapete, sono da sempre un pescatore a spinning, Non ci pratico alcune parlare di tecniche tecniche, di pesca che ti alziamo le no, mani. lo risparmio, però ho sempre avuto rapporti, relazioni con
club, aziende, con la Federazione Italiana Pesca Sportiva del CONI, eccetera. E oramai quasi un paio di anni fa il titolare di una delle più grandi aziende italiane, che è la Colmice, che ha sede a Legnano, SPA, mi ha contattato per una consulenza in merito a un'esigenza che come sistema delle aziende a livello italiano avevano, ovvero di essere rappresentate a livello politico da un'associazione nazionale di categoria che al momento non esisteva e non svolgeva queste funzioni. Quindi io, per farla breve, gli ho fatto il progetto, gli ho predisposto tutte le cose per arrivare alla costituzione dell'associazione, statuti, regolamenti, codici etici, business plan, eccetera, e poi alla fine mi hanno chiesto, scusa, ma visto che tu sei pescatore, sei esperto, ti sai muovere, eccetera, perché non lo fai tu il direttore? Io ci ho pensato e alla fine la passione è quella e quindi ho accettato. Devo dire con grande soddisfazione perché credo che stiamo facendo delle cose abbastanza importanti. Ecco, ti abbiamo visto anche condurre programmi TV sulla pesca, in radio, in altre occasioni. Insomma, tanta strada dal video tutorial mentre montavi le catene ai tempi dell'assessorato. È ancora uno dei più visualizzati sul nostro YouTube, peraltro. Sì, di solito si è ricordati per delle cose delle quali non ci si vanta, o meglio, ci si scherza sopra, però, e poi magari altre cose molto importanti non passano più in secondo piano. Ma quella fu un'esperienza bellissima, perché se vi ricordate, nel 2011, se non erro, ero assessore alla viabilità da poco, successe la famosa nevicata del 17 di dicembre, dove si paralizzò la Toscana. Tringoli di mettiti. Non era questo. Per cui l'anno successivo, che cosa successe? Ma forse nel 2010 addirittura. L'anno successivo, cosa successe? Le previsioni iniziarono a darci l'indicazione che sarebbero arrivate delle nevicate copiose, e quindi cosa dicemmo? Per sdrammatizzare, andiamo in officina. Infatti quel video venne ripreso, se non mi ricordo, da Giovanni Fiordelli addirittura, che ancora penso lavora alla viabilità in provincia, per scherzare con il telefonino. Facciamo vedere che anche uno come l'assessore alla viabilità è in grado di montare le catene. E quindi l'abbiamo montata. Poi è successo, insomma, quello che è successo, diventò un video virale. E devo dire con piacere che, per curiosità, forse l'anno scorso, cioè, sono andato a vedere il montaggio catene da neve su Google, effettivamente è il primo video che emerge, per cui spero di aver insegnato, scherzando, a qualche italiano a montare le catene. Assolutamente, non solo agli aretini, perché è diventata una cosa poi a macchia d'olio, come già hanno visto lì. Poi, insomma, Gatti delle Nevi, gite sulla Mare Chiesa, a quel punto ci avevi preso proprio gusto, quindi... Sì, era una fase in cui oggi lo fanno tutti, perché dai leader a livello nazionale, che allora, figuriamoci, si utilizzavano i social, YouTube, Facebook, eccetera, abbiamo forse anticipato un po' le tappe, in una fase in cui ancora l'uso dei social non era però così diffuso come oggi. E comunque era importante in quelle circostanze, magari sei riuscito a dare un senso di prossimità a tutta quell'utenza della new generation di Facebook e dei social. Ma sono contento, mi fa piacere. Insomma, sì. Bene, sei di ritorno da Bruxelles proprio con la FIOPS, no? Sì. Che esperienze stai facendo, che tipo di battaglie stai portando avanti per questo settore? Ho sentito parlare dell'apertura dei porti alla pesca sportiva. A che punto siamo? Diciamo che una brevissima nota per capire di cosa stiamo parlando. Il mondo della pesca sportiva e ricreativa in Italia e in Europa è un mondo che non riguarda poche centinaia di persone. È una grande economia. È stimato che vi siano in Italia tra i 2,5 e i 3 milioni di pescatori. E questi pescatori muovono un indotto in mare e nelle acque interne tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro all'anno. Quindi è un indotto molto importante. Solo il censimento del Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda i pescatori in mare ne censisce circa oltre 1 milione e si stima che il censimento copra il 50% della realtà. Per cui l'obiettivo della FIOPS è quello di
fare attività di promozione, tutela, valorizzazione della pesca sportiva e ricreativa come elemento di crescita economica di un territorio. Quindi noi, a differenza di altre associazioni come la IPSAS del CONI, non ci occupiamo di agonismo, di gestione delle acque, di questioni pratiche, ma facciamo attività di carattere politico, se vogliamo attività di lobbying a livello nazionale, regionale ed europeo per portare avanti le questioni. I problemi sono tanti, dall'aggiornamento della normativa nazionale a risolvere una serie di questioni che da decenni ci portiamo avanti, come quello per l'appunto della pesca nei porti, perché i porti sono un luogo accessibile dove non è però facile pescare per questioni legate alle esigenze di sicurezza che le nuove normative dopo l'11 settembre hanno introdotto. E noi partiremo tra alcune settimane con un protocollo storico a livello nazionale della Toscana, guarda caso firmato dall'assessore regionale Ceccarelli, che è assessore alle infrastrutture e ha competenza sui porti, che sarà il primo in Italia dove andremo a disciplinare questa regolamentazione. E da lì poi arriveremo anche nelle altre regioni e io spero una legge nazionale. Bene, dunque, questa tua attività con la FIOPS ti ha ovviamente portato anche ad un impegno nella lotta alla pesca di frodo. Ne abbiamo parlato anche su Arezzo Notizie, alcuni casi legati per esempio al lago di Montedoglio, che insomma vi ha visto partecipi come parte in causa per denunciare questo tipo di attività. Qual è la situazione nel nostro territorio? Allora, la situazione è gravissima in tutto il territorio nazionale, perché non siamo, diciamo, preparati del tutto a affrontare un fenomeno che ha dimensioni nuove e che è quello portato avanti da un'associazione a delinquere che si muove come un'associazione mafiosa nel territorio, ovvero ci sono delle bande organizzate con una base logistica in Italia, provenienti prevalentemente dall'est Europa, che fanno pesca di frodo, ma non pesca di frodo andando a pescare una carpa così magari per mangiarsela, quello è un altro fenomeno, si viola una norma a livello privato, eccetera. Ci sono dei gruppi organizzati con celle, frigoriferi, gommoni, reti, tutta la strumentazione per poter massimizzare la pesca di questi pesci in acqua dolce, in zone dove è vietato fare questa attività. E questo pesce viene, peraltro in condizioni precarie igieniche, ritrasferito in dei centri di lavorazione nei paesi da dove proviene i bracconieri, che sono appartenenti in gran parte a un'etnia che è l'etnia lipovena, che è stanziale del delta del Danubio, e nel momento in cui il fenomeno è stato circoscritto e affrontato nel delta del Danubio, non avendo potuto più operare in quella zona, ha iniziato a estendersi in tutte le zone che erano predisposte, e da lì sono arrivati al delta del Po, e dal delta del Po si stanno diffondendo un po' in tutta Italia. Serve maggiori controlli, maggiori risorse. Al ministro della giustizia passato, e lo faremo anche al prossimo, abbiamo chiesto una modifica della legge, sarebbe necessario operare una riqualificazione giuridica del reato per arrivare a trasformarlo a contravvenzione, qual è attualmente a delitto, e poter così arrivare anche all'arresto in flagranza, cosa che oggi non è prevista. Ma insomma, poi è molto tecnico il ragionamento. Sicuramente il fenomeno inizia a essere percepito dalle istituzioni e infatti la mobilitazione inizia a crescere. Non ci ha aiutato i 6 mesi di pausa parlamentare, perché tra la campagna elettorale, il nuovo governo, eccetera, nel frattempo i bracconieri, ma tutti coloro che operano nell'illegalità, hanno sicuramente blindato. Ora iniziamo a riaffrontare le questioni con gli interlocutori propri, che sono il governo e le commissioni competenti. Ecco, quindi insomma, pesca sportiva sì, però con una attenzione specifica alle tematiche ambientali, a quelle di contenimento anche dell'impatto dell'effetto dell'uomo sull'ambiente. Ma per quanto riguarda questo problema della pesca di frodo, è plausibile che forse anche l'assenza degli agenti forestali, che fino a poco tempo fa erano deputati principalmente anche a fare un controllo proprio specifico in questa materia, possa aver peggiorato la situazione? Che se sappiamo che sono diventati carabinieri forestali, però insomma un attimino le competenze sono modificate.
Ci sono due ordini di problemi che sono comuni anche a molte altre materie che venivano gestite dalle province. La riforma Delrio è stata una pessima riforma. È stata una pessima riforma perché ha affrontato parzialmente il problema scaricando sulle regioni, che sono un ente di indirizzo, Certo. competenze di gestione su tante materie, tra cui la pesca, la caccia, eccetera. Sicuramente quando erano presenti le province, e io qui lo dico per esperienza personale, Cioè, essendo stato diretta, amministratore insomma. provinciale, ma anche per conoscenza scientifica, perché ci ho fatto una tesi di dottorato in scienza della in comparative politics su questa materia, per cui l'ho studiata, peraltro sul sistema della governance delle province in Toscana. Quindi le province erano un ente intermedio che svolgeva un'importante funzione di ammortizzatore politico, sociale, economico, nelle relazioni con il territorio e con le amministrazioni. Il venir meno parallelamente della polizia della forestale con l'accorpamento con i carabinieri ha creato, diciamo, una situazione un po' di problemi, di problematica. Però questa poteva essere compensata se il sistema delle guardie provinciali fosse stato mantenuto efficiente e se vi fossero state risorse sufficienti per finanziare le guardie venatorie volontarie. Purtroppo il venir meno delle province ha rallentato tutto questo e quindi complicato ulteriormente la questione. Vi sono alcune regioni, come ad esempio il Veneto, il cui assessore regionale Panno ho incontrato qualche settimana fa, che si sta muovendo per costituire una polizia regionale dedicata anche a affrontare le problematiche del bracconaggio, ma in generale utile per la comunità. Sicuramente un tema di grande attualità da un punto di vista anche amministrativo e di governance del sistema a livello locale. Direi che questi argomenti ci portano a parlare anche di politica. Assolutamente. Francesco, che cosa è successo nell'ultimo periodo? Che cosa vedi? Esiste ancora un'idea di centro-sinistra? Esiste ancora un PD? Continuerà ad esistere? Che cosa è successo? È successo che il Partito Democratico, credo, abbia affrontato l'esperienza del governo negli ultimi 5 anni con un approccio che su molte tematiche ha consentito grandi passi in avanti. Penso, ad esempio, al tema dei diritti. Aspettavamo una legge sulle unioni civili, sul dopo di noi, sullo spreco alimentare, su tante questioni che, se vogliamo, sono anche di sinistra. Da tanti anni e delle risposte sono avvenute. Ma è del tutto evidente che a un certo punto il rapporto con il popolo di sinistra si è interrotto e non credo che questo sia accaduto per caso. Penso che sia un processo che affonda le sue radici in tutta una serie di dinamiche degli ultimi 10-15 anni, probabilmente, ma che negli ultimi 4-5 anni ha avuto un'accelerazione. Io mi ricordo che noi parlavamo di 10 anni fa di toscanizzare l'Italia e in un certo senso questa cosa è successa. Oggi l'Italia è stata detoscanizzata. Ci sono flussi elettorali che non rispondono più all'oggi, cioè i cittadini quando vanno a votare non hanno più quel senso di appartenenza che c'era prima, c'è un rapporto probabilmente più di pancia anche con la politica e questo lo si vede dall'emergere in Italia e nel resto d'Europa di fenomeni populisti che poi arrivano alla responsabilità di governo. Quindi il PD esiste. Il PD esiste al momento, a mio avviso però manca identità culturale e politica, cioè un partito che non ha identità culturale chiara. È un partito che non ha più un modello organizzativo definito, è un partito che a mio avviso ha perso il rapporto con il territorio. Forse perché è stato un po' messo anche in naftalina negli ultimi anni, nel senso, essendo al governo, il partito appariva come uno strumento che doveva solo servire per supportare l'azione del governo. In realtà un partito deve vivere anche di vita propria, riuscire a essere, per quanto possibile, non indipendente, ma almeno autonomo dalle dimensioni istituzionali, e questo a tutti i livelli, governo, regione, comuni, eccetera, per mantenere un rapporto con il territorio. Sarà molto difficile la fase che ci aspetta, perché non è chiaro ancora quale sarà il futuro del PD.
Sappiamo che è stata convocata per il 7 di luglio l'Assemblea nazionale che finalmente dovrà decidere che cosa sarà di noi, perché abbiamo fatto le elezioni il 4 di marzo, non ci è dato sapere a livello nazionale, diciamo, un'analisi approfondita della sconfitta elettorale con le ragioni che sono sempre tutte presenti e i risultati delle amministrative ce lo Le confermo. consegnano, Eh sì. e anche quella che è la strategia di ricostruzione del centro-sinistra. Personalmente credo che vada ricostruito un centro-sinistra, ma vada ricostruito attraverso contenuti, sfide nuove e anche un ricambio sostanziale della classe dirigente. È plausibile che andrà ricostruita anche poi una provincia di Arezzo dal punto di vista politico, visto che insomma è un risultato davvero molto importante quello che si è letto dalle ultime amministrative con il passaggio di Capolona al centro-destra, così come poi anche Caprese e Michelangelo, la provincia a Ha un altro colore. maggioranza ha un altro colore. Adesso si attende le elezioni nel comune unico di Pergine e Laterina, però insomma la situazione non è più quella sicuramente di quando eri tu assessore, dove la provincia di Arezzo aveva un indirizzo davvero completamente differente. Qual è secondo te la ragione di questa situazione? Qual è il tema veramente sul quale avete perso la provincia di Arezzo? Allora, il fenomeno non è un fenomeno purtroppo che riguarda solo la provincia di Arezzo, ha riguardato tutta la Toscana. Io lunedì ero consiglio regionale dell'Umbria, il giorno dopo i ballottaggi che ci hanno consegnato la sconfitta di Terni, Umbertide, Spoleto. Per parlare dell'Umbria, se guardiamo l'Emilia Romagna abbiamo avuto situazioni analoghe, Imola. Che cosa è successo? Secondo me il campanello d'allarme delle ultime tornate elettorali che abbiamo avuto, prima fra tutte quella delle elezioni politiche del 4 di marzo, doveva spingerci a un rilancio anche dell'azione politica e anche a una maggiore presa di consapevolezza. Mi spiego meglio. Abbiamo avuto l'impressione un po' a tutti i livelli che la maggioranza guida del partito abbia un po' sottovalutato la portata di questa sconfitta elettorale. Prima, negli anni scorsi, relegandola a fenomeni di carattere locale. Come al comune d'Arezzo, ad Poi, esempio. sì, Arezzo è stata persa Per dire a qui, ma era scissionale non da poco dalla città più perché renziana Ghinelli era più d'Italia, no? capo, mettiamola così. No, o prima ancora Livorno, Certo, beh, sì. che Livorno, se vogliamo, per certi aspetti è stato un simbolo anche maggiore, perché Arezzo il centro-sinistra Assolutamente, assolutamente. l'aveva già Partito persa Comunista, nel come dice 99 e lì Pellegrini. eravamo stati proprio i primi, Assolutamente. diciamo, nel cuore rosso dell'Italia. Ma Livorno, pensare insomma che al ballottaggio il PD perde con il Movimento 5 Stelle, In una terra in dove una terra dove storicamente, insomma. storicamente la sinistra è nata, effettivamente aveva Assolutamente. una portata, diciamo, anche di immagine importante. Le elezioni del 4 marzo ci hanno spiegato che non erano fenomeni di carattere locale, erano fenomeni che avevano dimensioni di carattere nazionale, perché oggi l'influenza delle questioni nazionali sulla politica locale ha un'importanza rilevante. E quindi noi servono progetti, progetti civici, progetti politici, serve soprattutto di tornare a stare nel territorio. C'è anche un problema che riguarda gli amministratori in genere. Se guardiamo a Roma, dove governa da 2 anni la Sì. Raggi, nei municipi ha vinto i candidati del PD, in controtendenza rispetto, e siamo nelle periferie. Essere amministratori di una grande città oggi è complicato per tutti, perché gli strumenti istituzionali e amministrativi che si hanno a disposizione non sono quelli di 10 anni fa. Però è chiaro che c'è anche una fase storica che stiamo attraversando. E allora io credo che ci sia stata una frattura tra l'elettorato storico della sinistra e quello che era il suo principale partito, il Partito Democratico. Quanto a Cavriglia, alle elezioni, Cavriglia è Cavriglia, cioè altro territorio piuttosto se a Cavriglia alle orientato. elezioni politiche la Lega passa da 48 voti nel 2013 13. a, mi pare, 400 o 500 voti, è chiaro che c'è un Insegnante. fenomeno sociale che è in atto.
Mi è capitato di vedere un servizio fatto dal programma su Rete 4, forse, di interviste fatte alla festa dell'Unità di Scandicci, Sì, che ho cosa capito pensavano del che governo di Salvini, dici. Sì, eccetera. le Io sono rimasto sorpreso risposte sì. dalle risposte, cioè addirittura volontari che erano a fare da mangiare dentro ai ristoranti della festa dell'Unità, che dicevano: sì, però Salvini effettivamente si sta muovendo bene, ha fatto bene a respingere la nave Aquarius. Ora, se non È un po' grasso comprendiamo che questo. ci sono delle problematiche sociali che sono radicate talmente in profondità e che noi forse abbiamo affrontato con le misure di Nichi, Sì. giustissime, forse un po' in ritardo, e noi non capiamo la fase storica nella quale stiamo vivendo. Per cui cosa serve? Serve un'analisi della società italiana seria come si deve per pianificare delle politiche nuove con un gruppo dirigente nuovo a livello nazionale per portarle avanti e poi stare tra la gente e ascoltare, ascoltare, ascoltare e fare un'opposizione come si deve a questo governo. Ecco, per esempio, tornando alla tua tesi di laurea, no? Il reddito minimo garantito, adesso si parla di reddito di cittadinanza, c'è un reddito di inclusione sociale del governo precedente, sono temi trasversali, evidentemente, Lo avesse sono temi saputo sociali, Grillo prima, avrei sono temi distinto sociali, questa forse tesi. l'avete la tesi, sono Sì. Ma temi sociali assolutamente importanti. mi fa molto piacere parlare della mia tesi di laurea perché mi piacque molto farla. Quando il professor Danilo Zolo, io mi sono laureato in filosofia del diritto, perché di fondo avrei voluto fare la facoltà di filosofia anche in vita mia, però poi alla fine scelsi giurisprudenza. Però recuperai quella tesi di laurea, tanto diciamocelo, le tesi servono per laurearsi, nessuno Certo, pensi non di lo si prova a scegliere trovare, l'argomento soprattutto che le si piace, tesi no? Chiaro. giuridiche servono per laurearsi, poi Sì, fare sì. altro. Quindi io mi sono divertito a fare la tesi e ho affrontato, oramai più di 10 anni fa, il tema del reddito minimo garantito da un punto di vista filosofico, giuridico e da un punto di vista, se vogliamo, anche politologico, però parzialmente. E ci sono oramai da decenni teorie a favore e contrarie all'inserimento di Sì. questo reddito minimo, che si chiama in vari modi reddito di sussistenza, reddito minimo, basic income, Sì. eccetera. La faccio breve. Le conclusioni a cui 12 anni fa arrivai io per effetto dei miei studi erano che lo strumento non fosse, cioè lo strumento, definiamo il concetto di basic income, di reddito minimo garantito. Nella teoria più ampia si prevede una cifra, cioè una somma economica da elargire a tutti indistintamente in forme diverse, a seconda che si sia in uno stato di bisogno, e allora c'è un'erogazione economica, oppure no, e allora ci può essere un'agevolazione fiscale, ma ad esempio 500-700 euro a tutti, come reddito appunto di cittadinanza, che poi possono essere o elargiti economicamente ad alcuni, oppure scalati dalle tasse, ora faccio per Sì, banalizzare, per va semplificare. bene. Ce ne sono altri invece che li legano alla pratica di attività, quindi fare corsi di formazione solo se sei disoccupato, solo Sì. se versi in uno stato di indigenza, eccetera. Al di là della larghezza della forbice all'interno della quale consideriamo il reddito minimo, quello che è importante, secondo me, e furono le conclusioni della mia tesi, era che un moderno welfare sociale, cioè un welfare state, uno stato sociale, non può, cioè è l'unica risposta alle emergenze che ci Non sono. è una risposta al Cioè, reddito il reddito minimo minimo. garantito è una risposta parziale, perché ci sono studi che dimostrano che disincentiva anche Ovviamente. alla pratica, poi alla ricerca del lavoro. Il problema è avere lavoro di qualità, avere contratti che consentano di vivere bene, e questo è il vero problema. Per cui è comprensibile che la proposta del reddito minimo garantito abbia fatto così presa nell'opinione pubblica a livello nazionale, perché è Ovviamente. un tema che viene veramente da molto da lontano. Insomma, vista la Però situazione è attuale anche un dato lavorativa. oggettivo che in nessun paese è stata poi trovata la formula perfetta per la sua Sì. erogazione, perché già 20 anni fa in Inghilterra veniva dato un reddito di cittadinanza che era vincolato all'esercizio di corsi o comunque a rispondere a offerte di lavoro che venivano
perché il rischio di stare lì a prendere la cifra che ti viene data e poi magari, diciamo, lavorare a nero è molto, 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 molto Italian bello. Style, Italian ovviamente, style. Insegna molto. Comunque anche esempi più civili di quello italiano, Germania, Svezia, insomma, hanno avuto delle criticità importanti. Magari potrebbe essere una formula su cui riflettere. Comunque stavo pensando recentemente di riprendere in mano la tesi, magari di modificarla un po' e di pubblicarla. almeno la studiamo un attimo anche. Vediamo la piega che prende la discussione sul reddito minimo garantito livello, soprattutto se verrà fatto. Ma sembrerebbe che ci sia stato già un passo indietro su questo punto, perché i fondi non ci sono. Le coperture. Esatto. Cioè, la coperta del sistema Italia è quella. Beh. Si può tirare un po' qua, un po' là, ma non penso si possa coprire tutto il tavolo. Insomma. Per cui, alla fine dovranno essere fatte le scelte politiche dal governo. Assolutamente, però comunque resta l'analisi ovviamente che è stata ampiamente fatta anche a livello nazionale, che quello del reddito di cittadinanza, così come i temi del lavoro e dell'immigrazione, sono quelli su cui Salvini e Di Maio hanno fatto più presa. E l'immigrazione più che altro. Assolutamente. Sul tema dell'immigrazione, dei richiedenti asilo, anche guardando la provincia di Arezzo, soprattutto noi lo riscontriamo dai social, no? Lo dicevamo prima, lo strumento di colloquio con l'utenza, con i cittadini, c'è veramente un problema di percezione, questa parola odiatissima dai nostri lettori, però di come viene recepito il migrante, il richiedente asilo, forse perché non possono lavorare, forse perché non riescono ad integrarsi. A tuo avviso la sinistra su questo tema, che è un grande cavallo di battaglia di questa parte politica, che cosa ha sbagliato anche a livello provinciale? Perché di fatto sembra che tutti i problemi della provincia di Arezzo, soprattutto quelli legati alla criminalità, dipendano dai migranti e dai richiedenti asilo. Allora, la materia è veramente molto complessa. Io vi riporto un'esperienza mia personale, sempre a Cavriglia. Cavriglia è un universo Cavriglia stupendo. Non ci sono rifugiati. Va bene? Eppure, se tu vai in un circolo sociale e parli con le persone, emerge il problema: tutti questi immigrati, tutte queste cose. Tutti questi però ieri, nel paese non ci sono. Non ci sono. Uh-huh. Quindi c'è da un lato un problema che esiste realmente e che la sinistra e il governo, anche che ha rappresentato la sinistra in questi, forse un po' sinistra, ma insomma, questa è un'altra questione, ha sottovalutato. E dall'altro c'è una percezione del problema che è sicuramente molto maggiore rispetto a quello che esiste realmente. Poi ci sono fenomeni di cronaca, tipo l'uccisione, lo smembramento, certo, di quella ragazza, certo, a opera di due immigrati di colore, eccetera, che rappresenta una devastazione sul piano anche sociale, delle relazioni, eccetera. Certo. Non solo perché poi cerca, diciamo, a qualcuno cerca di farsi giustizia da solo, sì, come è successo, ma anche perché noi non siamo probabilmente preparati. Io vengo da Bruxelles, mi ha colpito il livello di multiculturalismo e di città veramente integrata che quella città rappresenta. Ora, Bruxelles è il cuore dell'Europa, non solo perché ci sono le istituzioni europee, ma perché sono qualche anno avanti, secondo me, rispetto a noi nel processo di integrazione. Noi dobbiamo capire, da un lato, che chiaramente non possiamo accogliere tutti indistintamente da soli, parlo come sistema Italia. Assolutamente, va rivisto. Ma dall'altro dobbiamo capire che questo processo è un processo che ha una dimensione epocale e che non potrà essere affrontato solo con le navi, i blocchi, con i centri di raccolta in Libia o da altre parti, anche perché non è solo spostando il problema fuori dal nostro tappeto, fuori
dal nostro angolo visuale che il problema si risolve. Perché purtroppo nessuno parla delle torture che sono abitualmente praticate in questi centri di accoglienza in Libia, e a me ha molto colpito la vicenda di questo giovane ragazzo, questo immigrato sindacalista, non mi ricordo il nome, che cerca di essere la voce dei braccianti in Puglia, in Calabria, eccetera. Allora, io mi dico, è giusto il rigore, il rispetto della legge, l'accoglienza deve essere legata a parametri, eccetera. Ma se la sinistra oggi non affronta il problema del rapporto tra solidarietà, equità sociale, uguaglianza sociale, cioè il tema dell'uguaglianza è ancora un tema di sinistra, allora non lo può essere solo sulle questioni legittime del lavoro, lo deve essere anche sulle questioni umane. E secondo me qui c'è uno spazio per recuperare, perché io credo che quest'onda di populismo che c'è nell'aria, che va da Trump a Salvini, passando insomma per Orban, l'Austria, eccetera, arriverà a un punto in cui emergeranno anche le contraddizioni. E non credo che semplicemente dicendo blocco la nave Aquarius con 400 persone a bordo, ma il giorno dopo continua a sbarcare 2.000 persone, che si risolva il problema. Perché nella sostanza c'è la differenza tra comunicazione e qualcuno è veramente bravo, Stato, è veramente bravo a comunicare, e soluzione concreta dei problemi. Assolutamente, una soluzione comunque andrà trovata a livello ovviamente europeo, perché sicuramente una situazione così non è sostenibile e non è neanche sicuramente sana per una corretta integrazione. Ma passiamo un po' al tema più del giorno, questa ultima tornata elettorale in provincia per Generaterina. Tre candidati, purtroppo insomma sono state rimandate per un fatto increscioso. Cosa ti aspetti? Secondo te Simona Neri potrà davvero essere la prima sindaca donna di questo comune unico, oppure, come ci hanno fatto vedere un po' i numeri, se la giocherà? Ma chiaramente solo lo spero, ma lo certo. Dopodiché è giusto e corretto ricordare che la lista che sostiene la Simona Neri non è una lista del PD, è una lista civica che ha un radicamento sociale forte, quindi costruita insieme al paese, che vede candidati che provengono da con varie sensibilità, eccetera. E credo e spero che questo rappresenti anche l'elemento di forza. L'elemento di forza che ci consenta di mantenere quel presidio e poi di affrontare dopo anche la necessità, una riflessione sul cambiamento degli assetti in questo territorio, che oramai sono in corso da tanti anni. Anche se, devo essere sincero, non credo che tutte le questioni siano intimamente collegate, e prendendo spunto anche dall'intervista di Ghinelli di qualche giorno fa, dove diceva chiameremo a raccolta tutti i sindaci per una santa alleanza contro la regione toscana, è sicuramente una battaglia strategica per il centrodestra, all'interno del quale ci sono persone, tra l'altro, che stimo tantissimo, come Mugnai, Stefano Mugnai, con il quale ho avuto occasione di collaborare anche da un punto di vista professionale. Però Ghinelli forse in questa fase dovrebbe preoccuparsi forse più di governare Arezzo, più che di guidare sante alleanze contro la regione, perché mi sembra che Arezzo problemi macchino. Quindi forse un supplemento di impegno sulla città di Arezzo sarebbe gradito dai cittadini. Bene, siamo diciamo in chiusura a questo punto, io l'ultimo sguardo lo darei sul nazionale, insomma questa assemblea del Partito Democratico, che cosa ci dobbiamo aspettare intanto secondo te? Siamo già al post Renzi, sarà Calenda il leader con questo fronte repubblicano che ha lanciato in queste ore, che cosa ti immagini? Qualcosa deve cambiare, evidente. Allora, io rilevo un fatto,
che in Italia negli ultimi 15 anni ci sono state due figure politiche che hanno animato a livello elettorale, a livello civile, il fenomeno dell'anti. Noi abbiamo conosciuto l'anti-berlusconismo e, se vi ricordate, il centro-sinistra in una fase della sua storia era legato, tenuto insieme dal fenomeno dell'anti-berlusconismo. E oggi devo dire che a volte riscontro il fenomeno dell'anti-renzismo, cioè di una parte del centrodestra che è tenuta, lo abbiamo visto anche nei centrodestra, e ci metto insieme al Movimento 5 Stelle, questo. Quindi lo dico, secondo me, con grande franchezza: il futuro del PD dipenderà molto anche dalle decisioni di Matteo Renzi, è evidente, è un leader, al momento forse il leader ancora più autorevole che ha il PD. Il problema è se ci sono le condizioni per far crescere qualcos'altro oppure no. E allora in questo senso serve anche spirito di servizio. Serve spirito di servizio. Io sono convinto che serva un congresso, che non sia un congresso dove si accelera i tempi per fare la conta alle primarie di chi guida il partito. Se non capiamo che qui dobbiamo metterci tutti insieme e costruire un progetto politico e costruire anche un nuovo gruppo dirigente, io dubito che il Partito Democratico si rilancerà ora la possibilità di riprendere. Quindi una cosa è essere maggioranza sempre pro tempore, perché è durante la fase del congresso che c'è maggioranza all'interno di un partito, ma poi bisogna essere maggioranza culturale nel paese. Oggi il PD è minoranza culturale, ovunque nascono, l'abbiamo visto nei ballottaggi, sante alleanze nei confronti del PD. Ho personalmente visto come questa cosa è stata riportata dai giornali, da più giornali, non so se è vero, penso di sì perché non è stata smentita, che il venerdì prima del voto c'è stata una riunione a Firenze, credo organizzata da Lotti, con tutto un gruppo che, per semplificare, possiamo chiamare Giglio Magico, non lo so, eccetera, per parlare degli assetti del congresso, del segretario regionale, della presidenza della regione, eccetera. Io ho l'impressione che con questo modo di fare politica a tutti i livelli non si vada da nessuna parte. Serve di ritornare nell'arena, a farsi anche sputare in faccia dalla gente, perché probabilmente continueranno un po' anche a sputarci in faccia, ma dopo a ascoltare che cosa le persone hanno da dire. Se non siamo presenti il PD a livello provinciale, in piazza con la Becker, anche se è in prossimità della provincia di Firenze, ma quella è una realtà imprenditoriale che è importante per tutto il Valdarno, quindi per il Valdarno Reghino e il Valdarno Fiorentino. C'è bisogno di una, come dire, di riscoprire il rapporto, di riascoltare, di ricominciare a fare la sinistra, perché forse l'elettorato che ci ha voltato le spalle può tornare a esprimere fiducia. E poi staremo a vedere. Staremo a vedere anche un po' quello che vorrai fare tu, perché insomma potresti essere prontissimo per un ingresso a qualche vertice, a nostro avviso. Allora, su questa cosa mi fa piacere la domanda. Posso dire che non me l'aspettavo. Allora, vi dico questo. Io ho avuto la possibilità di fare politica a tempo pieno per una parte della mia vita. E mi sono divertito un sacco, anche se tutti i giorni c'erano problemi di buche, strade, scuole, aule, eccetera. La protezione civile è stata da Roberto, ma insomma, rompimenti. Le scuole, eccetera. Io credo che, perlomeno io la vedo così, la politica, che nella vita bisogna alternare fasi di impegno politico, senza far venire meno mai l'impegno civile, a fasi in cui bisogna dimostrare di riuscire a fare le cose anche dal punto di vista personale e professionale. Perché non c'è dato più alla nostra generazione di pensare di vivere in politica. Per cui bisogna fare tesoro delle esperienze, metterle a servizio di processi e percorsi nuovi anche dal punto di vista personale. Se in futuro capiterà di avere delle nuove opportunità, cercherò di capire se
posso coglierle o meno, però onestamente non vivo con l'angoscia di pensare se mi candiderò alle prossime elezioni a fare questo o quello, perché credo che la politica si possa fare in tanti modi. E io faccio politica tutti i giorni. Con la Pios. Con la Pios, no, e nel territorio di Capiglia. Molto bene, grazie. Benissimo, allora, una chiacchierata come sempre poco lunga. Abbiamo, molto interessante. Insomma, degli spunti di riflessione su cui elaborare un po' quella che sarà la nostra sintesi. Grazie mille per aver accettato, grazie, il nostro invito. Grazie a voi, anzi vi do anche un bacio. Oh, il primo bacio in diretta Facebook nostro. Un piacere. Grazie, davvero è stato un piacere rincontrarti, parlare un po' di testa, di politica, così queste due P ce le siamo prese una per uno e niente. Ci vediamo il prossimo giovedì, sarà il penultimo appuntamento. Sì, si va verso le ferie, insomma faremo una pausa estiva. Bene, alla prossima settimana, grazie di essere stati con noi. Alla prossima.